più sollecita l'inquieta, freccia il suo segno con l'aguzzo dente, né piga nell'arena più silente muta corona appena la sua meta, di quanto non s'affretti e sia discreta a finire la vita. E chi dissente, coi sensi bestia inganna la sua mente e prende ogni alba il sole per cometa. Cartagine, sconfessa il tuo errore, corri gran rischio, Licio, se ritorni a semilombre ed abbracciare gli anni. Difficile t'assolvano le ore che rimando vanno i giorni che rodendo vanno gli anni. Lui e la moglie
e il giovane francese che un cinquantennio dopo all'aeroporto, da atteso matematico di grido, avrebbe intercettato quel cartello col suo nome fiammingo per esteso. Ma lì, nella campagna intorno a Oslo, chissà cosa provava nello scorgere il vecchio leader mai così scolato, chino sul suo quaderno a commentare l'ennesima prigione a cielo aperto che l'Europa gli offriva a malincuore. Neanche da qui attingerò l'oblio, stava scrivendo Trotsky, che annotava con quanta imposta lenta inanizione combatteva quel male ritornato con la sua febbre a ingigantirgli il vuoto. Riposo all'ombra e leggo poco e nulla, quasi nemmeno penso, concludeva. Solo 3 giorni prima, e non l'aveva mai fatto in precedenza, gli era parso del tutto naturale soffermarsi su un sogno occorso quella stessa notte, o meglio ancora la mattina presto. A bordo di una nave in terza classe gli pareva di avere accanto Lieni, che se ne stava in concetta sdraiato a parlare con lui rimasto in piedi. A quanto gli sembrava di capire, l'interrogava sulla sua salute con sincera apprezzione, ricordandogli infine che era troppa la stanchezza nei giorni accumulata e che magari avrebbe fatto meglio a riposarsi. Dalla fiacchezza, aveva ribattuto, non tardo mai a riprendermi di solito. Aveva poi citato con orgoglio quella che definiva naturale Schwungkraft, che poi vuol dire innanzitutto forza d'inerzia, e dunque quello slancio che non si arresta più se viene dato. Ma questa volta, aggiungeva dormendo, è diverso, ha radici più profonde. Il male. E allora, ribatteva Lieni, andranno consultati all'occorrenza i dottori. Puntini sospensivi, perché quei nomi il diario non registra, o tacque invece più discreto al sonno. Ma se mi sono fatto visitare, e già svariate volte, rispondeva, persino spazientito, e per tagliare corto, gli avrebbe preso a raccontare del viaggio terapeutico a Berlino nel 1926. Se nel guardare meglio il suo compagno di tanti avvenimenti non si fosse ricordato del tutto all'improvviso che quell'anno per lui non c'era stato, non era mai accaduto per l'amico, e come avrebbe allora mai potuto suscitarne memoria in chi era morto? Eppure gli era caro quel colloquio, al punto da disperdere pur subito il pensiero molesto che l'avrebbe infine risvegliato nell'esilio, e aveva proseguito a raccontargli con un automa il viaggio, con parole che il sogno congegnava senza suono, prima di ritornare il commiato a scandirle per bene come un bando. E tutto questo avvenne, concludeva, e avrebbe aggiunto, dopo che moriste, se il senso della veglia non avesse soccorso a consigliargli, v'ammalaste, sovrapponendo infine l'uno all'altro il richiamato al suo convocatore, e fra i destini quello già compiuto e l'altro che ne aveva assunto il compito. Thank you.
Roberto Pace da Lotto.